ci ha lasciato Stefano Borgonovo ieri sera, sapete, un grande calciatore del passato, ha giocato nel Milan, ha giocato nella Fiorentina, ha giocato nella Nazionale ed è stato colpito dalla sclerosi laterale amiotrofica. Ti distrugge in tutto, ti distrugge i muscoli, ti lascia solamente il cervello, che non è poco. Ma non è abbastanza. Allora noi riproponiamo questa intervista anche a lui perché poteva comunicarci, poteva comunicare con un sintetizzatore vocale. Si è ammalato nel 2005, allora la moglie Chantal, ma anche lui rispondono ad alcune domande e ci raccontano qualcosa di importante. Ricordiamolo insieme. È con un po' di apprensione che mi appresto ad incontrare Stefano Borgonovo, grande centravanti di cui ricordo personalmente le imprese e che ora è costretto a letto immobile, perfettamente lucido, con l'unica possibilità di comunicare con il mondo attraverso un computer che comanda con gli occhi. All'inizio abbiamo fatto molta fatica, per 2 anni, più di 2 anni ci siamo chiusi, abbiamo proprio chiuso la porta perché una cosa come questa va metabolizzata, ci vuole del tempo per accettarla soprattutto. E poi ci è voluto del tempo anche per affrontarla, per organizzarsi, perché all'inizio praticamente è stato un correre dietro alla malattia, perché questa malattia toglieva a Stefano qualcosa ogni giorno, quindi è stata una caduta libera. Piano piano siamo riusciti un attimo a riorganizzare anche la vita familiare. Non è stato facile, non è facile a tutt'oggi perché è chiaro che la nostra vita, quella dei nostri figli, comunque è cambiata, ma alla fine la cosa importante è che comunque siamo tutti insieme. Stefano subito ha capito la gravità della cosa. Sì. Subito. Pensieri di morte. Sì, all'inizio avevo paura di morire, ora no. Ma ha mai pensato di darsi la morte? No, perché fare fatica quando ce l'hai lì accanto? Però lei, in qualche maniera, ha trovato la forza di, come dire, non nascondersi, addirittura fare una battaglia per questa cosa. Ha detto bene, in qualche maniera, combatto. Da dove viene fuori tutta questa forza? Non lo so. Forse da tutta la rabbia che una malattia come questa ti lascia. Come la vive lei questa lotta terribile? Non penso a nulla in quanto a guarire oppure no. Vivo e questo mi basta. Punto. Questa malattia toglie il corpo, ma non toglie, perché all'inizio il Signore non sapeva come approcciarti, perché chiaramente non conoscendo la malattia a fondo. Allora, sdrammatizziamo. Baruffate ancora? Sì. Impossibile non litigare con Cantal. Io lo tratto esattamente come prima. Per me non gli do i punti, non gli do il vantaggio, non gli lascio il vantaggio. Qual è il più che bel gol che ha fatto? Ce ne sono diversi. Quello più importante è sicuramente quello fatto in semifinale di Coppa Campioni al Bayern di Monaco. Io la ringrazio molto. A lei è stata un'intervista piacevole e soprattutto diversa dalle solite pallose interviste, grazie. Mi viene voglia di dirgli, spero che si rimetta presto.
E chi lo sa? Grazie. Stasera provo con un'aspirina. Non si sa mai. Un avversario punta Josic,